Non è più l'alba, anche perché mi sono soffermato per un appuntamento in comune, per un progetto artistico e ho fatto l'ora di pranzo. Quindi cambio un attimo i programmi, niente arrampicate in alta montagna, anche perché sono comunque poco organizzato e anche un po' fuori forma. Andiamo per gradi. Oggi facciamo un'escursione molto salomonica. Facile, easy, entry level, la classica passeggiata della domenica che fanno le coppiette, le famiglie col passeggino, gli anziani col bastone. Portavo fino a poco tempo fa anche mio padre ad ammirare uno dei panorami, degli spettacoli più incredibili del mondo. Stiamo parlando della vista. Cioè, la norvegesità in questi casi è nulla come termine di confronto. Parliamo dei fiordi norvegesi, vediamo questi scenari che uno dice: ah, vado in Norvegia per vedere questi fiordi, che poi in realtà non li vedi, perché io ho girato mezzo a Norvegia e per vedere un fiordo da un punto di vista panoramico devi innanzitutto fare centinaia di chilometri sul posto e migliaia di chilometri quando partiamo da qua. Ma quello che vedi nelle grandi cartoline è un po' diverso da quello che trovi nella realtà, perché nella cartolina vedi l'omino seduto sulla roccia che osserva questo panorama straordinario, perso nel vuoto e nel nulla. Quando arrivi e ti trovi un parcheggio che sembra di essere a Disneyland, un parcheggio enorme, il parcheggio di uno stadio con 30, 40, 50 pullman, centinaia di automobili e magari la fila di persone col telefono, il tablet, la telecamera, la fotocamera, uno dietro l'altro ad aspettare di mettersi lì per fare la foto in posa. Tutti con la stessa posa, con lo stesso sorriso prestampato, per poter dire: ecco, c'ero anch'io. E mandare poi la classica cartolina dalla Norvegia. Sono tutte cose false. Sono tutte fake news, sono tutte fake speaks, fake image, fake mentalism. Abbiamo sostituito il cervello con un artefatto tecnologico, dove tutto viene sostituito dalla finzione, dalla recita, dalla posa, dalla falsità, perché questa deformazione per cui siamo chiamati a portare qualcosa ad altri in un certo falso modo, significa alterare a macchia d'olio, a catena, in maniera, scusate il termine, virale, tutto ciò che non è. Guarda che meraviglioso panorama, ma no, l'immagine 30 metri più larga ti avrebbe detto che quello è un incubo, è un inferno, è l'esatto contrario di quello che voglio farti credere. Ma siccome io voglio farmi invidiare, siccome io voglio avere tanti, tantissimi likes oggi sulla mia foto, sul mio profilo, sul mio Instagram, sul mio canale, sul mio WhatsApp, e quando mi sono fatto il pieno di likes, io ho ottenuto il mio risultato. Se poi in quel momento ero o non ero in connessione con la realtà, non ha nessuna importanza. E sapete perché? Perché oggi siamo tutti drammaticamente, e probabilmente anche un po' anch'io, usciti dalla realtà. Quindi queste gallerie indicano che stiamo puntando verso la Valsassina, la terra dei miei amatissimi formaggi. Tutto questo per dire che stiamo andando in un luogo pazzesco, semplicemente pazzesco. Pochi lo conoscono per una ragione semplicissima: il luogo già di per sé non è molto noto, anche se secondo me
meriterebbe una copertina mondiale. Altro che patrimonio, altro che... Stiamo parlando, come dico io, di località top mondo. Questo è uno dei punti perfetti, anche perché ci si arriva con una camminata, come detto, veramente entry level, e di conseguenza è accessibile veramente a tutti. Tra l'altro offre non solo lo scenario panoramico, ma anche un bosco veramente molto importante per bellezza e particolarità. Detto questo, negli ultimi tempi, probabilmente non l'hanno ancora inaugurato, lo stanno collaudando, hanno costruito questa pazzesca terrazza panoramica, che è proprio, ecco, una di quelle cose un po' che siamo abituati a vedere fuori dall'Italia. Ecco, è importante che anche qui arrivino queste opere che, vabbè, possiamo discutere o meno dal punto di vista dell'impatto ambientale, ma di sicuro offrono la possibilità di qualcosa di pazzesco, perché stiamo parlando di un terrazzo di 15-20 metri proiettato nel vuoto, affacciato sul mondo, che offre una sensazione veramente unica nel suo genere. Io sono sicuro che chiunque vedrà questo filmato 5 minuti dopo dirà: voglio andarci anch'io. Fatelo, ragazzi, fatelo, amiche, fatelo, amici di amore con il mondo, perché stiamo parlando di una località top mondo, e quando io dico top mondo significa che al mondo siamo al top o al topo. Ecco, questa piccola splendida chiesetta ci dice che siamo a Pian dei Resinelli, località Badia Larriana, provincia di Lecco, e questa è una piccola circonvalazioncina che fa un po' tutta la circolare qui dei piani sotto il massiccio della Grigna. E adesso noi andremo ad affacciarci sul Parco Valentino. Eh beh, questo per lui è il momento più gioioso, l'attimo in cui uscire dall'automobile e lanciarsi. Leo, sei pronto? Eccolo qua, leone, cane, coccolone, vieni qua, vicino amore, qua, bravo amore mio, qua, vicino, li esploriamo dopo, qua, dopo facciamo tutta l'esplorazione. E tutte, facciamo anche tutte le pipì. Sì, facciamo anche tante belle piccole pipì su tutto. Dove siamo? Dove siamo? Un attimo che mi preparo, ok? Posso? Leone, cane, coccolone? Sembra che abbia detto di sì. Metto comunque le scarpe dell'alta montagna perché è una situazione che faccio un po' fatica a decifrare. Fa freddo, potremmo anche essere sotto zero. Per fortuna ho portato anche l'attrezzatura pesante. Il terreno qua è pulito, ma mi è già successo in più di un'occasione di ritrovarmi poi magari a camminare in mezzo metro di neve. E quindi scarponi, piumino, attrezzatura pesante. Seduto, musino con la zampina bella, bravissimo, bellissimo.
Fermo, fermo. Ok, ci siamo già ingarbugliati, zampina di qua, zampina di là e siamo pronti. Dai. E da notare la faccia molto perplessa di Leone, perché gli metto davanti al muso l'asta dell'Action Cam e lui non ha molta confidenza con i bastoni. Mi sa che nella sua vita precedente era un cane selvatico e purtroppo deve aver avuto qualche esperienza molto negativa con i bastoni. Era con me da pochi giorni e avevo comprato un gioco, il suo primo gioco, un bastoncino di gomma rosso. Quando sono arrivato a casa l'ho scartato, gli faccio: Leo, guarda che bel gioco che ti ho comprato! È scappato terrorizzato, poverino, ci sono rimasto male. Ecco, ma guardiamo un attimo tutti insieme questa magia. E Leo, sto parlando di magie e questo si cerca l'angolino. Vabbè, allora adesso dedichiamoci un attimo alle incombenze di Leo. E no, ecco, poi voglio fermarmi un attimo anche perché ripeto, sono mesi in cui Leo, scusi, è proprio qui davanti, tagliamo un'immagine perché non è proprio il top della poesia. Di questi momenti di rinascita in cui il bosco si popola di migliaia, migliaia e migliaia di fiori. I primi fiori che spuntano dopo il disgelo, i bucaneri, le violettine, le primule. E questi fiori li vedo tutti gli anni, adesso io non sono un esperto di botanica, sono bellissimi perché sono come delle stelle che si aprono, si dischiudono. E in questo momento più che mai, ecco, io sono anni che seguo i cicli di nascita e poi successivamente quelli di rinascita, questo ciclo delle stagioni che si alternano, che cambiano, ma che ruotano con una precisione pazzesca, un equilibrio cosmico che ci porta a vivere e rivivere decine di volte, se siamo fortunati, nell'arco della nostra vita, la grande, veramente grande magia della primavera, che è ogni volta quella che noi abbiamo come consapevolezza per affrontare l'inverno. Ecco, a questo proposito faccio proprio una dedica ad una cara amica di Trieste che mi ha scritto in questi giorni. Purtroppo è in un momento difficile, di sofferenza, di problemi di carattere coniugale e anche problemi di salute. Questi segnali che il mondo ci dà, ce li dà, non solo ce li dà una volta, ce li ripete ogni anno e tutti gli anni, secondo me, nella mia chiave di lettura. Tutto questo significa che qui il senso della vita ci è spiegato chiaramente, brillantemente, esplicitamente, completamente, integralmente dalla vita stessa. Il problema è che noi siamo immersi quasi sempre in altre cose, letture, studi, lavoro, impegni di ogni genere, ma soprattutto intrattenimenti di altro genere. Il dialogo con la natura, l'osservazione della natura, l'osservazione e l'ascolto di quello che realmente ci circonderebbe se non fossimo seppelliti dall'asfalto e dal cemento, la voce del bosco, il dialogo con gli alberi. Ecco, quando io mi metto ad accarezzare un albero, ad ascoltare le sue radici, sento il sorriso beffardo
della gente, delle persone colte, quelli che sono progrediti, evoluti e hanno capito il grande senso della vita, magari condividendo 5 bufale su WhatsApp o leggendo qualcosa di simile su Facebook. Ma non è questo. Il punto è, cara amica di Trieste, mi rivolgo a te e a tutti quelli come te, ci sono passato anch'io, sono passati i miei fratelli, i miei amici, quasi tutti purtroppo, da grandi, drammatici momenti di sofferenza. Osservare i segnali del risveglio che la natura ci offre ogni anno, questo significa che gratuitamente ci viene data una lezione. E io dico, se un anno terrestre fosse durato come un anno marziano, tipo 64 volte, noi avremmo visto la primavera una, forse due volte. No, la vediamo tutti gli anni e quindi 80, 90, facciamo anche 100 volte nell'arco della nostra vita. Perché il mondo ce lo ripete continuamente. Fino a quando? Fino a quando non avremo capito la grande lezione. E a quel punto, ogni inverno, ogni autunno, ogni volta che perderemo le foglie, ogni volta che i nostri frutti saranno raccolti e ci troveremo spogli. E poi, solo apparentemente spenti, dentro di noi possiamo tranquillamente scegliere una delle tante modalità di vita, può essere la modalità letargo, ci mettiamo lì, stiamo buoni, tanto sappiamo che tornerà la primavera. Oppure andiamo a 360 gradi e viviamo l'inverno come tutto sommato quello che è, una delle quattro stagioni da vivere e soprattutto da godere con le sue grandi magie, perché la consapevolezza che torneremo a fiorire ce l'abbiamo e ce l'avremo sempre, comunque vadano le cose. Comunque, Leo, tutto bene? Lui ha proprio lo spirito del capobranco, deve sempre trainare il gruppo, lui è sempre davanti. Penso che sia un pastore da guardiania. Ho fatto anche la poesia, 3 volte l'ho fatta, ho fatto una poesia. Penso che sia un pastore da guardiania. Questo è quello che succede quando ci immergiamo nelle magie del bosco. Entra in noi lo spirito artistico dei grandi poeti ed ecco che Baudelaire, Shakespeare, che non credo neanche che sia un poeta, Dante, il suo anno, il suo anniversario, sicuramente mi ha ispirato questa poesia, anzi questa poetica melodia. Credo che sia un pastore da guardiania. Credo che sia un pastore da guardiania. Ascolta questa magica poesia. Io credo che sia un pastore da guardiania. Ecco, questo è solo un aperitivo di quello che ci aspetta tra poco. La giornata non è più smagliante come quando sono partito, ma sarà comunque un'esperienza indimenticabile. Ecco, si chiama Parco Valentino, c'è anche scritto, avevo anche letto la storia. Credo che, come spesso avviene in questi casi, questa straordinaria tenuta sopra Badia Lariana, vedete, è stata una donazione da parte di una famiglia sicuramente più che benestante,
Queste sono cose belle, che quello che una volta era proprietà privata torna ad essere un po' quello che era alle origini, patrimonio di tutti. Ecco, qualche anno fa, proprio in questo punto, sono incappato in un ciclone, in un tifone, un vento apocalittico. Ancora oggi il bosco paga il prezzo di quel giorno, perché vedete alle mie spalle è rimasto completamente disboscato. Tutta questa radura, ma alberi secolari, degli alberi di alto fusto, ha cominciato a ondeggiare, io ero qua in mezzo. Volavano rami, fronde, tronchi, alberi da tutte le parti. Mi sono rifugiato sotto la tettoia e trovate anche il video da qualche parte su YouTube, se non lo trovate ve lo mando io. È stata, ecco, un'impresa veramente importante, ma io, come sempre, io ho colto l'occasione per ascoltare il messaggio che il mondo e la natura mi davano quel giorno, e l'ho intitolato di fatti Vento di cambiamento. La potenza, l'energia del vento devasta, travolge, distrugge, spazzola, cambia, mischia e trasforma. E il vento è il simbolo del cambiamento, che un'altra importante e preziosa simbologia che noi possiamo portare dentro di noi. Il vento cambia le cose. Lasciamo che quando giungono anche i momenti poco divertenti, poco piacevoli, poco entusiasmanti, i momenti non belli, è semplicemente il vento che sta portando un cambiamento dentro di noi. Ecco, Leo conviene che rimanga qua, perché per lui questo gadget non è molto adatto. Rimani qui, bravo, eh? Io vado un attimo lì, vado? Sì, vedi dove vado? Non mi frega niente. A dopo! Ecco, mi sarei soffermato a lungo nel bosco a giocare con Leo, ad ammirare i fiori, a fare tante cose, ma volevo anche un attimo stringere i tempi e giungere su questa rampa di lancio per collegarci al cielo. E difatti è proprio quello che faremo. Vai con il drone e quindi al grido di amore con il mondo, apriti, orizzonte! Una situazione, anche un'attrazione, se vogliamo chiamarla così, che secondo me merita un viaggio
da qualunque località del mondo a qua. Abiti a New York, vedi queste immagini, prendi il tuo aeroplano, vieni, Lecco, Ballabio, Resinelli, terrazza panoramica sul mondo, perché comunque è una cosa unica. Un panorama così non ce l'ha nessuno. Quindi verranno fuori gli youtuber, quelli famosi, gli influencer, verranno qui a fare i fighi, ah guardate che novità, vabbè la lanceranno, a me non interessa. Citate la fonte, ma soprattutto, visto che state guardando questa che è una delle primissime puntate del nuovo format di vlog che ho intitolato simpaticamente Io vivo in campeggio, perché che io sia a casa, che io sia in giro con la tenda maggiolina, io sono sempre e comunque in campeggio, uno stile di vita che per adesso non intendo cambiare. Se poi a 70 anni, 80 anni qualcuno vuole regalarmi un castello, magari farò la serie Io vado a vivere nel castello. Per adesso tutto quello che mi posso concedere è di vivere in campeggio, ma questo significa anche questo, significa oggi essere l'unica persona che cammina su questa terrazza, che ammira questo panorama. Più di un anno che sono con le telecamere spente per delle grandi difficoltà, non solamente sociali ma anche personali. È il momento di ripartire, il momento di ripartire anche con un nuovo compagno di vita a cui intendo dare molta importanza e molta prudenza, cioè un cane che si siede così, con le zampine tese che poi sono rimaste anche praticamente annodate dal guinzaglio, vero? E ci sei incasinato. Però, cioè, stiamo parlando del leone cane coccolone, cioè leone cane coccolone è un cane che appena vede che ti avvicini subito comincia a strofinarsi, ad aprire la bocca, a fare, cioè sai quegli occhietti, no? Proprio teneri, 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 che non puoi fare a meno di riempirlo di coccole. Leone, cane, coccolone. Con questo saluto tutte le amiche. E gli amici di Amore con il Mondo. E con questo un grande saluto e un grande abbraccio.